L'outsider Chaos per la prima volta in semifinale playoff sfida i maggiorenti della Luparense, la squadra più titolata d'Italia. Buonasera da Fabrizio Tumbarello e Massimo Ronconi. Benvenuti al Pala Hilton Pharma di Ferrara per gara 1 della semifinale playoff. Chaos Futsal Luparense. Il Chaos ha già fatto l'impresa nei quarti di finale eliminando in 3 partite l'Asti ed è l'unica delle 4 semifinaliste a non aver chiuso tra i primi 4 posti in regular season, dunque l'unica non testa di serie approdata in semifinale. La Luparense è campione d'Italia, Massimo, è abituata a giocare queste sfide. C'è una favorita? Ma io francamente credo di no, perché il Chaos lo vedo veramente in forma, poteva vincere già in 2 gare contro l'Asti, che era la super favorita del campionato, e la Luparense ha tanti problemi in questo momento a partire dall'infortunio grave di Onorio, capitano, che è uno dei punti fermi di questa squadra. Certo, l'abitudine a vincere fa bene, però io credo che il Chaos, soprattutto facendo una grande gara questa sera, potrebbe sorprendere la Luparense, una Luparense che nel quarto contro la Lazio, nella gara 2, forse avrebbe meritato di non vincere, e io credo, insomma, in questo momento il Chaos sta meglio, però non deve avere fretta, deve avere soprattutto tanta grinta, deve pressare forte e giocare sulla rotazione dei suoi giocatori, che sono maggiori in questo momento come numero rispetto alla Luparense. Chaos che deve fare a meno dello squalificato Lion, fermato per un turno dal giudice sportivo dopo l'espulsione in gara 3 per somma d'ammunizioni ad Asti, e poi Leopoldo Capurzo deve fare a meno anche degli infortunati Alimi e Pedotti peraltro un ex. La Luparense invece, come detto, deve rinunciare al suo capitano Onorio e a Fabiano. Di questo e di altro abbiamo parlato con i due tecnici che abbiamo intervistato poco fa. Preghiamo Fabio Cristafi, che salutiamo in regia, di mandare in onda le interviste. Julio Fernandez, avete risolto i quarti di finale in sole 2 partite, siete stati gli unici. Il Chaos invece viene da 3 battaglie con l'Asti, questo può essere un fattore a vostro favore? No. Credo che quando si gioca una semifinale di Scudetto si equilibra tutto, non importa, già è una questione adrenalinica, no, quante partite ha giocato uno o un altro. Il fatto che la Luparense porti lo Scudetto sul petto, sia abituata a vincere a questo tipo di sfide, anche questo però può rappresentare un vantaggio per voi? No, perché sennò si poteva prendere a Pelé e a tutti quanti i giocatori che hanno vinto qualcosa. Alla fine si deve dimostrare ogni volta in campo chi sei. E il nostro lavoro purtroppo è così. Cosa teme del Chaos? L'entusiasmo? Sì, temo su entusiasmo. È una squadra che veramente ha fatto una cosa incredibile. Eliminare a Asti non è cosa che possono fare tanti, sai. Leopoldo Capurzo, il Chaos per la prima volta in semifinale playoff. Ora però vi toccano i campioni d'Italia, forse l'avversario più difficile. Ma sicuramente l'avversario più difficile è abituato a giocare certe partite a certi livelli. Per noi come società è una news, diciamo, una novità. Alcuni dei miei ne hanno fatte altre, però sicuramente c'è un discorso emozionale da parte nostra importante. Speriamo di essere la Juventus della Coppa Campioni, che ha eliminato i campioni in carica e che quindi è approdata in finale, per usare una similitudine. Ecco, voi avete già fatto l'impresa estromettendo l'Asti, anche in questa serie avrete lo svantaggio del fattore campo nell'eventuale gara 3, ma avete dimostrato, insomma, di sapervela giocare su tutti i campi. Sì, ormai a questo punto, a questi livelli, il fattore campo diventa quasi, oserei dire, ininfluente. Dimostrazione di ciò è stata la nostra, tra virgolette, impresa di andare a vincere la sua ad Asti, nonostante alcuni problemi di natura fisica che abbiamo avuto. Quindi non c'è niente di scontato, è importantissimo gara 1, è importantissimo partire bene e poi giocarcela tutto lassù. E dunque questi erano i due tecnici, le squadre le vedete, sono all'imbocco del tunnel che dagli spogliatoi porta sul parquet del Pala Hilton Pharma. Gli arbitri sono Walter Mameli di Cagliari e Marco Del Piano, anche lui di Cagliari. Terzo arbitro Fabrizio Burattoni di Lugo di Romagna, il cronometrista è Marco Brasi della sezione arbitrale di Seregno. Inquadrato il papà Cacà con
il figlioletto in braccio, entrano anche altri giocatori con i bambini in braccio. Palla Hilton Pharma gremito per questa sfida, così come lo era stato in gara 1 dei quarti di finale contro l'Asti, gara vinta dalla squadra di Capurso per 4-2, ed è lì che il Caos ha costruito questa qualificazione, ha messo subito la serie dei quarti di finale sui binari giusti e poi però è andata a conquistarsi questo accesso alle semifinali alla Pala San Quirico. Massimo, è determinante giocare bene gara 1 quando la serie è 2-3, soprattutto se tu hai una partita sola in casa. Non vincere in casa farebbe diventare tutto più complicato, perché poi due gare in trasferta sono difficili da vincere. Invece, mettendo pressione agli avversari, magari vincendo in casa, puoi approfittare di qualche debolezza della squadra che ti ospita e portare a casa un risultato storico. Capurso già una volta è andato in semifinale col Bisceglie contro la Marca, che era la super favorita per vincere il campionato, e arrivò a gara 3 addirittura ai supplementari con una squadra che era sicuramente più debole rispetto alla Marca di quei momenti, e potrebbe questa volta riuscire nell'impresa di arrivare in finale. E dunque andiamo a vedere i quintetti di partenza di questa semifinale, iniziando dalla Luparense, dalla squadra ospite, mentre appunto le due formazioni fanno il loro ingresso in campo. Luparense che parte con Miarelli in porta, Taborda in difesa, Merlim e Nora laterali e Valtigno pivot. Il Caos di Leopoldo Capurso risponde con Tim tra i pali, Tim che sostituisce lo squalificato Lion, così come negli ultimi minuti di gara 3 dei quarti contro l'Asti alle Pala San Quirico. Poi Vinicius, Coco Wellington, André Ferreira e Bertoni, questi i 5 scelti da Leopoldo Capurso. I due capitani allo scambio dei Gagliardetti, al sorteggio con la monetina per scegliere il campo. Vince il sorteggio il Caos, dunque con André che sceglie in questo primo tempo di attaccare da sinistra a destra dei vostri teleschermi. Caos in completo nero, la Luparense risponde invece con il completo rosso. Tanti bambini in campo, speriamo che sia una festa questa gara. Insomma, ci attendiamo anche spettacolo tra due formazioni. La Luparense non ha bisogno di presentazioni, ma neanche il Caos, come detto, la rivelazione di questi playoff. Guarda, dico la verità, il Caos me l'aspettavo anche più in alto in classifica durante il campionato. Era una squadra che era stata costruita bene durante l'estate, poi ha avuto delle difficoltà soprattutto iniziali, poi ha avuto un buon periodo, poi è calato nel finale, era terzo all'ultima giornata. La sconfitta all'ultima giornata ha compromesso un po' la classifica della squadra di Capurso, però rimaneva sempre una delle squadre favorite. Andare a vincere a casa dell'Asti, però quella è veramente un'impresa, soprattutto se si tiene conto che avrebbe potuto risolvere la partita già in gara 2 se non ci fosse stato il rigore a 18 secondi dal termine per una disattenzione difensiva della squadra di Ferrara. Ma io credo, insomma, se non si farà prendere dall'emozione, il Caos può far davvero bene, soprattutto con un Bertoni straordinario quando si giocano i playoff. E come abbiamo detto, come avete sentito nelle interviste ai due tecnici, la Luparense, in virtù del migliore piazzamento in campionato, il secondo posto, avrà il vantaggio dell'eventuale gara 3 in casa, oltre che ovviamente il vantaggio di giocare anche la prima in trasferta. Questo può rappresentare un vantaggio, ma soprattutto appunto gara 3 sul proprio parquet. Si gioca anche l'altra semifinale, abbiamo visto prima il tabellone di questi playoff. Per quanto riguarda le semifinali, si gioca questa sera anche il derby abruzzese tra Acque Sapone e Pescara al Palaroma. Lì sarà il Pescara ad avere il vantaggio dell'eventuale gara 3 in casa al Palarigopiano. Pescara che ha chiuso la regular season al primo posto con
L'Acqua e Sapone invece è quarta. Il Caos terminata in sesta posizione ha estromesso il Lasti, che era invece terzo al termine della stagione regolare. Calcio d'avvio che dunque verrà battuto dalla Luparense. Il Caos ha vinto il sorteggio, che vince il sorteggio ha diritto a scegliere il campo. Batte il calcio d'avvio la Luparense. Merlim e Baltigno nel cerchio di centrocampo, si attende soltanto il fischio del primo arbitro Walter Mameli. È tutto pronto, dunque inizia in questo momento la sfida con Taborda che serve Nora, l'apertura per Merlim, subito il lancio per Baltigno, la chiusura di testa di Vinicius, poi l'ex Bertoni all'indietro per team, Coco Wellington, ancora per Vinicius, il movimento di André, il capitano, ignorato però da Vinicius che ha preferito appoggiarsi su Coco Wellington. Bertoni, palla ancora per Coco Wellington, l'ultimo tocco è il suo, dunque la rimessa laterale è per la Luparense, la batterà Nora. Subito aggressive le due squadre, pressione sul portatore di palla, chiaramente tutti e due giocheranno per vincere la gara, sanno l'importanza di gara 1 in queste serie. Merlim con Coco Wellington che mette in fallo laterale, rimessa per la Luparense e colpisce il nostro operatore. Eh sì, lo vediamo che si massaggia. In campionato due sfide molto equilibrate, un pareggio qui al Pala Hilton Pharma l'11 ottobre, 5-5 alla terza giornata, con una grande rimonta nel finale della Luparense. Luparense che era sotto 5-1 a 6 minuti dal termine, poi è riuscita a trovare il 5-5. Nella sfida di ritorno invece al Palabruel di Bassano del Grappa è successo per 6-5 della Luparense, per 5-4 scusate, della Luparense sul Caos il primo febbraio. Anche lì una sfida molto equilibrata. Qui la rimessa laterale in zona d'attacco per la squadra di Leopoldo Capurzo, la batte Vinicius. Si fa vedere Coco Wellington, Vinicius dentro per Bertoni, allontanato da Borda, ancora Vinicius per Bertoni, autore del gol qualificazione. Straordinario, gol straordinario, bordata sotto l'incrocio dei pali. In realtà autore di una doppietta al Pala San Quirico, il gol del momentaneo 3-2 per il Caos, poi dopo il pareggio di Ramon ha realizzato anche il gol partita, un grandissimo gol che ha mandato il Caos in semifinale. Qui Merlim gioca un pallone all'altezza del cerchio di centrocampo, Nora per Baltigno, Baltigno si difende dall'attacco di Coco Wellington, torna da Nora, l'apertura per Taborda, dall'altra parte per Merlim, ancora Merlim, il movimento di Nora, lo mette in moto Merlim con uno splendido lancio, scivola Nora, Taborda ma riesce a servire Nora, poi Baltigno fermato da Coco Wellington, Nora, Merlim, ancora Taborda, Taborda rinuncia a puntare Vinicius, si ricomincia da Nora, ancora Taborda, Baltigno non riesce ad arrivare sul passaggio impreciso del compagno, rimessa per il Caos al terzo minuto del primo tempo sul risultato di 0-0. Qui si è fatto sorprendere prima Vinicius da Taborda alle spalle, questo è un errore che il Caos non deve commettere, non deve consentire la palla alle spalle della difesa, la Luparense è una squadra molto molto esperta, e poi il pericolo per quello che riguarda il Caos viene da Baltigno, un giocatore che quest'anno ha fatto un campionato straordinario. Il lancio di Merlim direttamente in fallo laterale, rimessa per il Caos con André, Vinicius, Coco Wellington, Bertoni. Bertoni per André, dentro con la chiusura di Taborda in fallo laterale. E ha cercato un bel taglio per Coco Wellington che si era inserito alle spalle di Baltigno. Non è riuscito a passare il pallone, però l'idea era buona, è un Caos propositivo in questi primi minuti. Coco Wellington per Bertoni, il pallone dentro, non c'era nessuno dei suoi compagni, né André né Vinicius ad attaccare il secondo palo, palla che attraversa tutta l'area di rigore della Luparense, si perde in fallo laterale dalla parte opposta, lo stiamo rivedendo con il nostro Fabio Crisafi, ora Miarelli per Merlim, il lancio sulla parallela, irraggiungibile per Baltigno con team
che difende il pallone, protegge l'uscita del pallone, poi la rimessa dal fondo per Coco Wellington, l'intervento in scivolata di Nora ad anticipare André, già battuta la rimessa, lo scambio tra André e Coco Wellington e poi Bertoni. Bertoni vuole andarsene, va a terra, non c'è fallo da parte di Valtinho che batte la rimessa in favore di Merlim, uno contro uno con Vinicius, Merlim fermato molto bene da Vinicius, poi Coco in fallo laterale, Nora, Vinicius, la chiusura ancora in fallo laterale, rimessa in zona d'attacco per la squadra campione d'Italia con Nora. Si lamenta Merlim, ma Vinicius è intervenuto in maniera perfetta, aiutato anche dai compagni che erano rientrati. Attenzione in questa posizione, Merlim è devastante, marcatura c'è Edgar Bertoni. Nora, palla dentro per Valtinho, rimessa dal fondo. E comunque un buon ritmo per un avvio di partita, non si stanno studiando, le due squadre giocano a viso aperto. Coco, Bertoni, Vinicius, palla in fallo laterale. Tre cambi nella Luparense, due anzi, entrano Maurizio e Jasson al posto di Valtinho e Nora. Merlim ha scambiato proprio con Maurizio. Merlim ancora, contrasto con Coco, tocco di mano poi in volontario da parte del capitano della Luparense, con i gradi di capitano Merlim, visto l'infortunio di Onorio che ha chiuso la sua stagione. Qui il pasticcio tra Miarelli e Taborda, poi Miarelli se la cava alla grande, arriva Bertoni, spazza in fallo laterale, va a scusarsi con Taborda, contrasto duro, rivediamo. Forse ha trattenuto un po' troppo il pallone Miarelli, vediamo un po' a terra. Beh, insomma, intanto l'ha toccata con il braccio sinistro, ci poteva stare un calcio di punizione, eh? Tocca con il braccio sinistro Miarelli, un tocco involontario ma decisivo, ha lasciato proseguire il secondo arbitro del piano che è qui sotto la nostra postazione ed era il più vicino al punto in cui è avvenuto questo episodio. Merlim all'indietro per Taborda, Jasson e Spindola, ruba palla, il gol del vantaggio lo firma Kakà, appena entrato in campo dopo 4 minuti e 29 secondi, caos in vantaggio. Ingenuità da parte di Taborda, bravissima Spindola con i suoi gamboni lunghi a intercettare il pallone, poi intelligente l'assist a Kakà che non può sbagliare da 2 metri e porta in vantaggio un caos che ha iniziato veramente molto bene. Maurizio, palla per Merlim, Merlim supera la linea mediana del campo puntando proprio Kakà, poi Merlim, la conclusione murata da Vinicius, azione del gol confezionata proprio dai due giocatori che erano appena entrati in campo insieme a Tuli, cioè Spindola e Kakà, l'assist di Spindola e la rete di Kakà. Spindola tra i migliori in gara 3 insieme ovviamente a Bertoni. Kakà lascia a Vinicius, ancora Spindola, Vinicius apre per Tuli, sulla parallela per Kakà, ancora Tuli, ha già visto, è servita a destra Vinicius, la chiusura di Jasson, rimessa laterale in favore del caos. E Spindola è arrivato a dicembre, io l'ho visto in Coppa Italia, non mi aveva entusiasmato, invece piano piano ha trovato la forma giusta e adesso si è inserito benissimo in questa squadra, un giocatore giovanissimo, interessante, dotato di un grandissimo fisico, soprattutto vede bene, bene la porta. Il rinvio di Tim era diventato un tiro, fa buona guardia Miarelli, Taborda, Merlim, Merlim per Maurizio, Maurizio punta Vinicius, poi torna all'indietro da Jasson, Taborda, ancora Jasson, Merlim, sempre per Jasson, tra i migliori in regular season nelle file della Luparense. Qui la chiusura di Spindola su Jasson. Spindola esce, lascia il posto ad André, l'unico Spindola a non avere il nome è scritto sulla maglia, sopra il numero 8. Qui la rimessa laterale è in favore del caos, quasi all'altezza della linea centrale del campo quando siamo giunti al 6° minuto di gioco del primo tempo. Troppa fretta in impostazione per la Luparense che sta accusando il gol subito.
soprattutto per via di un errore in uscita palla. Questi sono i gol che fanno più male. Attenzione qua, lascia scorrere il pallone Miarelli, per fortuna sua che la palla era fuori dal campo. Intanto era uscito Spindola, al suo posto era entrato André, è subito rientrato in campo però il numero 8 del Caos, rimessa proprio in favore della squadra di Leopoldo Capurzo. Anche qui per esempio ha recuperato un bellissimo pallone e poi ha guadagnato il fallo laterale. Giocatore intelligente che si sa posizionare tatticamente. Rimette il pallone Spindola quasi al limite dei 4 secondi. Vinicius nell'incontro riceve Tuli, lo stop orientato, poi torna da Vinicius, si affaccia anche Kakà, si passa per i piedi di Tim. Kakà, il rinvio direttamente sugli spalti del Pala Hilton Pharma. Rimessa in favore della Luparense, va Maurizio al settimo minuto. Maurizio è un giocatore che quest'anno ha avuto tanti problemi per via di un infortunio, sta giocando ancora con i postumi dell'infortunio, non riesce ad esprimersi come sa. Il giocatore due anni fa con la Coggianco fece un grandissimo campionato, hanno so anche sforzi, ma fortunato a Pescara. Rimessa laterale in favore della squadra di Ferrara, la batte Tuli, lo scambio con Vinicius, ancora Tuli fermato da Nora. Valtigno ha già ripiegato il Caos, velocissimo in copertura, Jasson, palla sul fondo non distante dall'incrocio dei pali alla sinistra di Tim che ora si accinge alla rimessa servendo Tuli. Tanto sono arrivati i tifosi spallini, sono alle nostre spalle. Eh sì, con le bandiere biancazzurre della spalla appunto. Qui la rimessa, il calcio di punizione in favore del Caos. Primo fallo del match, lo ha commesso la Luparense, lo stiamo rivedendo con Nora. Ai danni di Tuli. Nettissimo, gli ha impedito di ripartire. Tuli aveva rubato un bel pallone. Eccoli qua i tifosi della SPAL, la squadra di calcio storica di Ferrara. Dunque rimessa ora in zona d'attacco per il Caos. All'ottavo minuto del primo tempo la squadra di Capurzo è in vantaggio dal quinto minuto per la rete realizzata da Kakà, capocannoniere due anni fa in regular season. Due anni fa il Caos fu eliminato nei quarti di finale proprio dalla Luparense, Caos che perse a Ferrara a gara 1, poi rischiò di vincere gara 2 al Palabruelle di Bassano del Grappa, fu raggiunto a un minuto e 10 secondi dalla conclusione. E dunque con il pareggio andò in semifinale la Luparense che poi vinse il titolo. Anzi scusate, Luparense che poi perse dopo essersi qualificata per la finale, perse in tre sole partite la finale scudetto nel derby veneto con la Marca. Sì, era una Luparense distrutta dal punto di vista fisico, erano rimasti veramente pochissimi giocatori, avevano giocato tante gare. Avevano vinto la Coppa Italia nella prima edizione delle Final Eight disputata al Pala Giovanni Paolo II di Pescara. Arrivarono stremati alla finale scudetto, contro invece una Marca che si era riposata per quasi tutta la stagione. Un pessimo girone d'andata quello della Marca, proprio di Julio Fernandez, attuale tecnico della Luparense. E poi nei playoff la Marca fece valere le sue qualità. Qui il fallo forse da parte di Bertoni su Valtigni, ha rischiato molto Bertoni. E qui i rischi si corrono soprattutto quando viene rubata palla in uscita sul primo passaggio. Qui Jasson ci ha provato, ha colpito il compagno a terra che forse aveva subito fallo. Era comunque, seppur di poco, fuori dall'area l'intervento dubbio, se non falloso, di Bertoni su Valtigno. Tim alla rimessa dal fondo, Tuli, Bertoni affrontato da Nora. Sono stati compagni di squadra e in quella Marca che vinse lo scudetto che accennavamo prima e due anni fa, e nella Luparense lo scorso anno, anche lo scorso anno vinsero lo scudetto arrivando alla Luparense all'inizio del girone di ritorno dopo lo scioglimento della Marca. Qui prova ad andarsene, subisce fallo Titon,
calcio di punizione in favore del Caos, il fallo commesso da Valtigno, secondo fallo della Luparense, ne ha commesso uno il Caos. Nettissimo qua Valtigno, era stato superato in velocità da Titton che si stava involando verso la porta, fallo netto, anzi forse giallo risparmiato anche a Valtigno. Attenzione alle bordate di Bertoni, soprattutto Bertoni alla battuta del calcio di punizione. Ottavo minuto del primo tempo, parte Bertoni, il tiro sul secondo palo, non trova la deviazione di Titon, palla sul fondo, rimessa per Miarelli. Sì, Titon si è posizionato male, è andato avanti, doveva rimanere lì sul secondo palo, la palla era passata proprio dove non poteva arrivare nessuno e dove era prima il numero 7 del Caos, anche lui senza il nome sulla maglia. Intanto il numero per Titon, Bertoni, si fa vedere Coco, il pallone invece per Titon dall'altra parte. L'errore di Titon che poi interviene fallosamente su Valtigno, cartellino giallo per Titon, secondo fallo per il Caos, calcio di punizione dal limite dell'area, pochi centimetri dopo il più indietro rispetto al dischetto del rigore, lo stiamo rivedendo, l'intervento falloso in scivolata di Titon su Valtigno. Una leggerezza incredibile del numero 7 che ha perso palla, ha rimediato spendendo bene il fallo e anche il cartellino giallo, inevitabile. Due ingenuità qui, la prima lo stop sbagliato e la seconda che lui non deve tagliare il campo davanti alla propria porta. Poi ha rimediato con un fallo, ma questa punizione è pericolosa. Le Parenze che probabilmente farà uscire Nora su un lato, attenzione perché le Parenze che in queste situazioni sa sfruttare benissimo i calci di punizione. Mette un muro, tre uomini in barriera, Tim, poi fa arretrare sul palo Bertoni, dall'altra parte c'è Vinicius, si allinea alla barriera il numero 12 del Caos che, come detto, sostituisce in porta lo squalificato Lion. C'è Merlim pronto alla battuta, Valtigno e Nora sui due pali. Si allontana Nora, Merlim dentro, la presa di Tim in due tempi, poi parte il Caos in contropiede, Spindola non aveva visto Bertoni al centro da solo, si porta il pallone oltre il fondo, Miarelli, palla per Nora, Taborda, Nora, il lancio di Nora, Merlim lo stop perfetto, il pallone sul fondo, anzi colpisce il palo Merlim e la palla poi termina in fallo laterale, palo esterno di Merlim, guarda, stop splendido, il tiro a giro, palo esterno e palla in fallo laterale. Che qualità sia nel lancio di Nora millimetrico, sia nel controllo di Merlim e nella conclusione lì, il palo dice no al giocatore della Luparense, ma rimane una giocata straordinaria da parte dei Lupi. Tiro a giro che aveva completamente tagliato fuori i team, qui 2 contro 2, Coco aiutato da André, va alla conclusione, murata da Taborda, rimessa laterale in favore del Caos con Bertoni, dunque prima vera palla gol della Luparense con il palo colpito da Merlim. Coco all'indietro per Vinicius, Bertoni, Bertoni per Vinicius, palla di ritorno per Bertoni, esce Miarelli con un ottimo tempismo, mette il pallone in fallo laterale. E si scusa perché ha colpito Bertoni dopo aver allontanato il pallone, vedi qua. Eh sì, la rimessa è per il Caos, comunque davvero ottima uscita da parte di Miarelli perché Bertoni sarebbe potuto involare proprio a tu per tu con l'ex portiere del Real Rieti. Qui Valtigno per Merlim, è partito Taborda, lo ha visto Merlim che preferisce però far salire anche Nora, Nora ora per Taborda, di per Nora, scusate, Taborda per Valtigno, non di prima, ma insomma ha smistato il pallone velocemente, qui un po' di confusione, arriva a mettere ordine Merlim spazzando la palla sul fondo. Si lotta su tutti i palloni, giustamente, essendo una semifinale scudetto, i giocatori non mollano mai una seconda palla, che possono, seconde palle che possono essere fondamentali nello sviluppo del gioco offensivo. E ancora una volta sbaglia Bertoni nell'uscita laterale. Palla per la Luparense, Jason Merlim.
Taborda, all'indietro per Giasson, di prima per Merlim. Maurizio Merlim, Giasson, ancora Merlim, la conclusione, palla sul fondo. Deve fare attenzione il caos con questi raddoppi sui giocatori, perché raddoppiare su Merlim significa liberare un compagno di squadra. Qua Merlim è andata alla conclusione, hanno raddoppiato su Maurizio, però insomma un po' più d'attenzione su questi raddoppi. Vinicius, palla per Coco Wellington, l'intervento di Giasson in fallo laterale. Un po' imbambolato in questi primi minuti Coco Wellington, che invece ha disputato un grande campionato, giocatore dal quale il caos si aspetta molto di più. Bertoni, Vinicius, la conclusione da Borda in calcio d'angolo. E attenzione agli angoli, che possono essere un altro fattore determinante della partita. A zona Luparense. Coco Wellington per Bertoni, l'intervento in anticipo di Maurizio, poi Merlim dall'altra parte per Taborda, la chiusura di André in fallo laterale. Subito ripreso il gioco, Giasson, Merlim, il tiro di Merlim murato da Bertoni, ancora in fallo laterale. Siamo entrati nella seconda metà del primo tempo, 9 minuti e 39 al termine, con il caos in vantaggio 1-0. Luparense più propositiva in questi ultimi minuti, ha sfiorato più volte la marcatura, caos che è disposto al sacrificio in fase difensiva. Maurizio, ancora Maurizio, palla sul fondo, la ripresa del gioco con le mani da parte di Tim. Lancio lungo a cercare Vinicius, palla sul fondo, ora ci sarà rimessa per Miarelli, colpo di testa di Vinicius che aveva anticipato Miarelli, stavolta non perfetto nei tempi dell'uscita, era stato beffato dal numero 17 del caos. Buon per lui che il pallone non abbia centrato lo specchio della porta, che era rimasta sguarnita a quel punto. Attenzione qua. Tulli rischiando tantissimo su Giasson e poi sul raddoppio di Maurizio. Rimessa laterale per la Luparense, non c'è fallo di Maurizio su Tulli. Ma lo stesso Maurizio a rimettere in gioco il pallone, servendo Taborda. Ancora Maurizio, Taborda, Giasson. Taborda di prima per Merlim. Ancora Taborda. Maurizio. Palla in fallo laterale, la rimessa è per il caos, va a battere senza fretta André. Pressione del caos è costante su tutti, raddoppiano su tutti i giocatori della Luparense, Luparense che trova difficoltà ad uscire qua, solito a giocata di Tulli non trova il compagno sul secondo palo. Miarelli al la rimessa, Taborda ha scambiato con Maurizio, ora Merlim. Giasson scambia con Merlim e poi apre per Taborda, ancora Giasson, Taborda con la suola per Merlim, è partito Giasson, il contromovimento del numero 13 della Luparense che poi riceve da Taborda, Maurizio, ancora Giasson, punta Kakà, arriva il raddoppio di Espindola, poi la chiusura da parte di Tulli in fallo laterale. Bravo, qua nello stop si è girato immediatamente Giasson per giocare l'uno contro uno, però in campo aperto sono stati i più bravi difensori del caos. Nora per Maurizio, Giasson, Nora, Valtigno, dice fallo da parte di Espindola, terzo fallo del caos contro i due commessi dalla Luparense in questo primo tempo, quando se ne sono andati 11 minuti e 57 secondi come vedete sul nostro cronometro. E qui un mismatch perché non può marcare Spindola Valtigno, un passo completamente diverso da parte dell'attaccante della Luparense. Maurizio dentro, la chiusura da parte di Tulli, poi Vinicius costretto ad allontanare sui piedi di Giasson. Nora ha visto il movimento di Maurizio, Giasson ora per Maurizio, Valtigno palla alla porta, riesce ad andare via Respindola ma viene murato da Kakà, poi Vinicius prova un sombrero su Valtigno che invece lo ferma, Valtigno
palla dentro, poi Nora all'indietro per Maurizio che alza sopra la traversa, occasionissima per la Luparense, forse ancora più ghiotta del palo colpito da Merlim. Qui grande intelligenza tattica da parte di Nora che ha resistito alla tentazione del tiro. Qui anche il bel numero di Valtinio che poi è andata alla conclusione. Qui Nora invece di calciare la posizione defilata ha messo all'indietro per Maurizio che è arrivato col corpo sbilanciato all'indietro e inevitabilmente ha alzato la mira. Time out chiesto da Leopoldo Capurzo, evidentemente ha visto che c'è qualcosa che non va, andiamo ad ascoltarlo. Stiamo accorciando in ritardo, stiamo sbagliando la pressione e questo non può verificarsi nella nostra metà campo, dobbiamo stare più vicini, va bene? E lì se superano la prima linea di pressione dobbiamo venire veloci qua e la facciamo qua giù la pressione. In fase di possesso usciamo in parallelo, va bene? Teniamo sta palla e giochiamo. Abbiamo la possibilità. Occhio a Nora, Nora mette sempre la palla sull'opposto. Chiudiamo la linea di passaggio. Sono stato chiaro. Andiamo, dai ragazzi, andiamo! È calato il caos, inevitabilmente è calato. Adesso la Luparense sta prendendo campo e ha paura, soprattutto di sbagliare la pressione Capurzo, poi in uscita palla non riescono più a sviluppare il gioco, vuole uscire in parallela, ci ha provato due o tre volte Bertoni però sbagliando il passaggio. Adesso è chiaro che c'è anche la reazione della squadra campione d'Italia che è sotto di un gol. Intanto ancora 0-0 al Palasport Corrado Roma di Montesilvano nel derby abruzzese tra Acque Sapone e Pescara. Calcio di punizione qui in favore del caos, 3-3 il conto dei falli. Cacà alla battuta di questo calcio di punizione. Attenzione perché dalle punizioni possono nascere situazioni pericolose, soprattutto per qualche deviazione o qualche compagno che spizza il pallone. La conclusione di Cacà è una bordata respinta da Miarelli, poi pallone allontanato in fallo laterale. Spesso quando colpisci bene il pallone come ha fatto Cacà in questa circostanza favorisci anche l'intervento del portiere. Colpire sporco invece significa mettere in difficoltà il portiere avversario. Sì, la conclusione tra l'altro è risultata appunto centrale proprio dove si era posizionato Miarelli. Maurizio fermato da Vinicius, Vinicius apre per Tuli, la conclusione di Tuli splendida e splendida anche la risposta di Miarelli e Spindola curato da Valtinio, grande anche l'apertura alla cieca da parte di Vinicius per Tuli. No, bellissima l'azione, qui invece Spindola perso un po' troppo tempo per andare alla conclusione da fuori. Si va a vuoto Giasson, Cacà, palo di Cacà, palo esterno dopo che la prima conclusione del pivot del caos era stata respinta da Miarelli, ha provato un pallonetto, Cacà non gli si è alzato troppo il pallone, Miarelli ha respinto poi da posizione quasi impossibile, Cacà ha preso il palo esterno, non era stato accompagnato del resto dai compagni di squadra in questa azione. Vinicius per Tuli. 6 minuti e mezzo, poco meno al termine di questo primo tempo. Caos sempre in vantaggio. Tuli punta Valtinio. All'indietro per Cacà e Spindola. La chiusura di Maurizio. Rimessa laterale in favore del Caos. Vediamo perché a mio avviso c'era anche il fallo. Eh sì. Nettissimo. Più che rimessa laterale era fallo, anzi, non ha proprio toccato il pallone Maurizio. Decisione un po' salomonica del direttore di gara, comunque errata. Qui Cacà, Miarelli protegge benissimo lo specchio della porta. Sì, è stato molto bravo a uscire col corpo sia sulla prima occasione sia al secondo, non ha lasciato spazio d'angolo per la conclusione di Cacà che ha fatto il massimo colpendo il palo. Il rinvio di Tim, ancora una volta pericoloso, è quasi un tiro in porta. Miarelli dice tutto sotto controllo, palla che sorvola di poco la traversa della Luparense. Sì, ma non deve controllare la porta e il giocatore deve essere controllato dal difensore. Purtroppo Miarelli prima ha avuto quella brutta esperienza del colpo di testa di Vinicius, si è messo paura, allora non sa dove andare e delle volte lascia un po'
sguarnita la porta ed è rischioso. Titon per Tuli di fronte alla porta, si allontana subito saggiamente Tuli, si porta il pallone in fallo laterale, la rimessa è per la Luparense, rimessa che viene affidata a Merlim, si allontana Valtigno. Merlim, dunque la battuta di questa rimessa laterale, 5 minuti e 57 al termine del primo tempo. Merlim all'indietro per Nora, che torna da Merlim, ancora Nora, si rifugia nel retropassaggio per Miarelli, il rinvio di Miarelli, palla sul fondo, c'è stato il tocco di Tuli in anticipo su Merlim, dunque calcio d'angolo per i campioni d'Italia. Anche il caos, schierata zona sui falli a tre, calcio d'angolo in favore della Luparense. Attenzione alla palla alta. Nora per Merlim, che al volo con il sinistro calcia malissimo, svirgola completamente la conclusione, palla che va alle stelle, la rimessa da parte di Tim e Spindola non riesce a controllare con il corpo. Taborda ricevuto da Miarelli, pallone per Merlim, è partito Nora, Valtigno, Merlim, ancora Taborda, Nora, dentro per Valtigno, uno contro uno con Vinicius, arriva a raddoppiare Spindola in scivolata, forse anche con una mano, si continua a giocare, Valtigno, Nora, va a terra, c'è fallo da parte di Spindola, il quarto fallo da parte del Caos. E c'era, è entrato in ritardo, ha visto bene il signor Mameli, ecco qui vediamo, è rovinato su Nora, fallo abbastanza netto. Ed è il quarto per il Caos quando mancano 5 minuti e 09 al termine. Viene asciugato il parquet del Palailton Pharma, tifo da stadio dei tifosi Spallini. Va Nora alla battuta di questo calcio di punizione. Attenzione a Merlin dalla parte opposta. Il fischio di Mameli, Nora per Valtigno, il pareggio al quindicesimo minuto, 14:54 per l'esattezza sul cronometro, 1-1 di Valtigno come in gara 2 dei quarti di finale contro la Lazio. Dormita di Coco Wellington che si perde la marcatura, rimane sull'altro palo, cambia palo come spesso succede Valtigno, guarda Coco Wellington rimane bloccato lì dalla parte opposta. Uscita di Miarelli su Titon, davvero un'ingenuità clamorosa da parte del Caos lasciare Valtigno tutto solo sul secondo palo su quel calcio di punizione. Andrea all'indietro per Tim, dunque ristabilita la parità. Tim direttamente tra le braccia di Miarelli che poi rinvia a lungo per Jasson, palla in fallo laterale. Ma indubbiamente in questa seconda parte del primo tempo la Luparense ha preso un po' in mano il pallino, il Caos si è tirato un po' troppo indietro, probabilmente pago del vantaggio acquisito, ma l'esperienza della Luparense fa sì che la partita sia sempre in bilico anche nei momenti difficili. Andrea dentro per Coco Wellington, palla per Bertoni, ancora Coco, si gira, trova André a terra nel contatto con Jasson, vorrebbero il fallo quelli del Caos, rimessa laterale effettuata da Bertoni, stiamo rivedendo, qui ci poteva stare il fallo per il Caos. Tim, non hanno protestato più di tanto i giocatori di Capurso, concentrati sulla gara, anche se qui perde un brutto pallone André, non ne approfitta la Luparense. Titon, André, dall'altra parte è partito Coco, André preferisce passare per i piedi di Bertoni, ora Coco, ancora André, Bertoni, André, la conclusione che non sorprende Miarelli, bravo a deviare in calcio d'angolo. Sì, l'ha vista partire qui, era troppo prevedibile il tiro, la conclusione è bravo Miarelli a metterci le mani e mettere in angolo, però sono tiri da fuori, non riesce più a sviluppare il gioco offensivo pericoloso il Caos.
Coco Wellington, la battuta del corner contato da Del Piano, palla per André che colpisce con l'interno destro, manda sul fondo Merlim. Strozzata questa conclusione, attenzione a Merlim. Prova la percussione solitaria, poi si infuria con i compagni che non lo hanno seguito. Rimessa in favore del Caos, credo che abbia chiamato time out Julio Fernandez, ma alla rimessa punte per i padroni di casa. Mancano 3 minuti e 24 al termine, l'errore tra Di André, e infatti ora arriva il time out perché la rimessa è per la Luparense. Di André e Coco Wellington non stanno disputando una grande partita, probabilmente emozionati. Andiamo a sentire i consigli di Ferruccio. Tranquillo. Vai, ragazzi. Andiamo, giochiamo avanti. Lui ha preso la palla. Sì, giusto, giusto. Giochiamo per andare davanti. Allora, troviamo un pallone. Qualcuno gioca alla spalla. Ok, papà. Qualcuno dobbiamo andare alla spalla. Ci lo stiamo giocando tutto quanto qua. Contro movimento, soldi. Capito? La giocate suola, pum, alla spalla. E dopo di punta di lanza, appresso. Appresso, adesso. Non preoccupare. E dunque il time out di Julio Fernandez per spronare i suoi, nonostante la Luparense abbia trovato il pareggio da poco, 2 minuti fa, il gol di Valpiglio. Pareggio meritato per quello che si è visto fino a questo momento. Maurizio Merlim, la borda, ancora Maurizio. Merlim dall'altra parte per Taborda, si fa vedere Jasson, ora servito da Merlim, ma era venuto incontro Jasson, dunque il passaggio di Merlim termina in fallo laterale. Coco, Bertoni dall'altra parte per Titon, preso in contropiede dal passaggio del compagno. Merlim, Taborda, Nora, Merlim, Taborda. Palla intercettata da André, non si trattava di retropassaggio volontario, dunque ha fatto bene il team a bloccare il pallone con le mani e gli arbitri a non fischiare il calcio di punizione in diretto per la Luparense. Qui Nora ferma molto bene e Coco poi va uno contro uno con Bertoni, la conclusione di Nora con la punta del sinistro in spaccata, team mette il pallone in fallo laterale. Ancora un'altra ingenuità di Coco Wellington, qui palla rubata, Nora, intelligenza clamorosa, ha cercato la precisione col sinistro, bravissimo team in spaccata col piede destro. Partito centralmente, cost to cost, Nora. Ha lasciato partire un tiro insidioso, rasoterra di sinistro. Qui Maurizio lascia a Valtigno, Merlim. Nora, Valtigno. Ma lui è la conclusione, curata da Titon che poi scambia con André. Titon si allunga troppo il pallone, arriva Valtigno e mette in calcio d'angolo. Che qui movimento sbagliato da parte di Coco che va a tagliare dalla parte di Titon che è costretto a quel punto ad andare dalla parte opposta e c'è il rientro di Valtigno. Un Coco Wellington un po' confuso dopo l'errore che sa di aver commesso sul gol del pareggio della Luparense. Calcio d'angolo per il Caos, prima viene asciugato il parquet, sempre 0-0 al Palaroma nell'altra semifinale tra Acque Sapone e Pescara. Coco dentro per il incredibile, il pallone che non entra in porta, ingenuità della Luparense, stava passando questa palla sul secondo palo per Bertoni, ha rischiato anche l'autogol, la squadra di Julio Fernandez è riuscita a salvare Miarelli, rivedremo. Dunque Maurizio punta Coco, Maurizio portato sull'esterno da Coco, il suo diagonale termina sul fondo, rimessa per team. È stata un'occasione straordinaria per il Caos qui. E Spindola va a terra, non c'è fallo. Valtigno, murato da Coco Wellington, poi Espindola, c'è il rimorchio Cacà, Espindola, il cucchiaio con il sinistro, poi arriva Nora,
e mette in fallo laterale dopo l'intervento con il petto da parte di Miarelli. Tutto molto bene fino alla finta, qui li vediamo. Incredibile, Bertoni non è riuscito a mettere dentro il pallone. Eh sì, la palla è rimasta sempre in campo. C'era stata la deviazione di Miarelli che ha rischiato l'autogol. E poi il pallone è comunque passato dopo aver attraversato tutto lo specchio della porta, pochi centimetri dalla linea. È arrivato sul secondo palo. Bertoni ha toccato a colpo sicuro e non è riuscito a mettere in porta. Poi Miarelli ha recuperato anche con l'aiuto di Nora, mi sembra. Qui è Schindola, vince il duello aereo con Valtigno. Poi Tim con freddezza per Coco, Bertoni, è partito Cacà, Bertoni l'ha visto e servito, Cacà un po' sbilanciato, arriva Bertoni, alza troppo la mira, palla sul fondo, 1:09 al termine. E ha dovuto spostare completamente il corpo qua per andare a calciare con il destro, ha perso equilibrio. E comunque Cacà non sta giocando un grande minutaggio, probabilmente ha qualche problema anche lui, perché è inspiegabile che un giocatore come Cacà venga impiegato così poco. Si riprenderà con la rimessa dal fondo da parte di Miarelli. Tanto due ammoniti nel derby. Prima Cavinate e poi Canal. Merlim, palla per Taborda. Nora, ancora Merlim. Porta il pallone in fallo laterale. Occuperà Coco Wellington, siamo nell'ultimo minuto di gioco, 57:04 al termine del primo tempo. Vinicius, Coco, palla in fallo laterale per l'intervento in scivolata in anticipo di Nora su Kakà. Bertoni alla rimessa laterale, il tocco per Coco. Vinicius intanto in vantaggio il Pescara con Rogerio al Palaroma sull'acqua e sapone. Gol arrivato a 1:35 dalla sirena del primo tempo. Bertoni, finta il tiro, apre per Coco, qui meno di 30 secondi al termine. Coco Wellington, pasticcia un po' sul passaggio di Vinicius, sulla sponda di Vinicius. Valtigno se ne va in contropiede, fermato proprio da Vinicius, palla recuperata da Tim, in questo caso non si trattava di retropassaggio volontario o forse è stato Valtigli ad allungarsi troppo il pallone sulla pressione del numero 17 del Caos, che ora lavora nel pallone a pochi secondi dal termine. È probabile che il Caos rinunci all'ultima azione, l'ultimo affondo, appena 6 decimi allo scadere del primo tempo. C'è rimessa laterale per la Luparense nella metà campo del Caos, non credo che ci sia il tempo per un tiro, infatti rinuncia la squadra di Julio Fernandez, si va dunque negli spogliatoi sul risultato di parità 1-1 tra Caos e Luparense al quinto, Cacà al 15° Valtigno. Vediamo la linea alla regia per la pubblicità, ci vediamo tra pochissimo, appena un minuto. Conquistare terreno tra le linee, lancio dopo lancio, fino all'ultimo metro. E con il sacrificio di tutta la squadra, superare il confine e fare meta. Semifinali, playoff di rugby. Sabato e domenica alle 18 in diretta, solo su Rai Sport 1. 8 squadre si sfidano in campo. Sono scontri vitali per le sorti di tutta la stagione. Lega Pro, playoff, quarti di finale. Da domenica la grinta dei campioni della Lega Pro. Entusiasma in diretta su Rai Sport 2. Bentornati al Pala Hilton Pharma. Siamo nell'intervallo di Caos Luparense, gara 1 della semifinale e playoff 1-1, il parziale del primo tempo dell'altra semifinale al Palaroma di Montesilvano. Pescara in vantaggio sull'acqua e sapone per 1-0 a pochi
minuti dal termine del primo tempo, gol di Rogerio che sta dando il vantaggio al Pescara nel derby abruzzese, è arrivata 1.35 dalla sirena del primo tempo. Lo stesso Rogerio aveva colpito un palo in precedenza poco prima, e dunque Pescara in vantaggio sul derby. Qui invece risultato di parità, Caos che era andato avanti con Cacala, Luparense poi ha colpito un palo. Qui stiamo rivedendo intanto con Fabio Crisafi gli highlights del primo tempo. La reazione della Luparense ha prodotto un palo colpito da Merlin, un'occasione divorata da Maurizio praticamente a porta vuota sull'assist di Nora. Poi è arrivato il pareggio di Valtinio, dall'altra parte un palo esterno colpito da Cacà. Qui stiamo vedendo lo stop di Merlin sullo splendido lancio di Nora, splendido anche lo stop di Merlin, la conclusione a giro. E poi proprio negli ultimi minuti del primo tempo la grandissima occasione per il Caos con Bertoni, che forse per eccesso di sicurezza si è letteralmente divorato il gol del nuovo vantaggio per il Caos. Massimo, sì, lì è proprio un eccesso di sicurezza, era convinto ormai di mettere direttamente dentro il pallone. Ha avuto un'altra grande occasione negli ultimi secondi il Caos, una buonissima giocata di Vinicius che ha aspettato la sovrapposizione da parte di Coco Wellington, che si è un po' infastidito da solo, un Coco Wellington un po' imbambolato dopo il gol subito del pareggio, un gol di cui lui ha colpa perché ha perso completamente la marcatura di Valtinio che ha cambiato palo, lui è rimasto qui, lo vediamo proprio dormita clamorosa. Comunque Nora di un'intelligenza impressionante, riesce a leggere bene le situazioni del campo e a servire Valtinio che non ha difficoltà a mettere dentro. Io credo che sia stato un pareggio più che legittimo in questo primo tempo, ha cominciato meglio il Caos, poi la Luparense da grande squadra qual è ha preso il campo e il Caos si è un po' tirato indietro, e deve dare di più. Ecco, quindi vediamo questa grandissima occasione clamorosa, lui all'inizio protesta e voleva il gol ma poi si rende conto l'ingenuità di averla combinata grossa. Sì, qui calcia male perché va a calciare col destro. Ecco, qui vediamo l'occasione, qui guarda qua, incredibile, si impiccia un po' sul pallone Coco Wellington, che probabilmente ha bisogno di qualche scossone nell'intervallo, perché se continua a pensare all'errore commesso può fare dei danni abbastanza grandi, insomma. Abbiamo visto anche un cost di Nora con la puntata di sinistro e la deviazione in spaccata di Tim, dall'altra parte una bella parata di Miarelli che ha coperto il suo palo su una splendida azione in ripartenza del Caos avviata da Vinicius, e poi il tiro di prima intenzione di Tuli, e insomma anche quella è stata una buona occasione per il Caos. Insomma, risultato di parità è comunque giusto al termine della prima frazione, Massimo. Ah, giustissimo, a mio avviso. Il secondo tempo il Caos deve fare qualcosa in più, il Caos che deve vincere questa partita, è più importante per lui che per la Luparense. Luparense che si potrebbe anche accontentare di un pareggio, perché poi avrebbe due gare, una o due gare in casa in cui potrebbe chiudere il conto. Il Caos deve ripartire dai primi minuti del primo tempo, cercare di aggredire gli avversari e soprattutto cercare di andare alla conclusione. Poco utilizzato Kakà, che di solito è il bomber della squadra, forse qualche appoggio in più all'attaccante brasiliano sarebbe più utile. Insomma, io credo che deve avere più coraggio il caos è in grado di poter vincere questa partita, ma deve farlo con più coraggio. Se poi invece una volta andato in vantaggio si è tirato troppo indietro, soprattutto in uscita palla era troppo timoroso, non imbastiva più l'azione per andare a cercare la fase offensiva. Dunque 1-1, 4 falli commessi dal Caos nel primo tempo, 3 dalla Luparense, un solo ammonito Titon al nono minuto, gara correttissima dopo le tante polemiche di gara 2 e gara 3 del quarto di finale al Pala San Quirico tra Asti e Caos, gara correttissima, giocatori concentrati sull'unico obiettivo, vincere la partita, non hanno voluto distrazioni, non hanno mai protestato con gli arbitri.
arbitri che peraltro sembrano avere in pugno la gara, qualche decisione può essere stata errata, ma insomma è tutto fisiologico, e dunque massima concentrazione, massimo, diciamo, sull'obiettivo, vincere gara 1, prendere il vantaggio nella serie, sarebbe importantissimo ovviamente per la Luparense, perché poi, perché poi la serie si sposterà in Veneto. Ma anche per il caos che abbiamo visto non soltanto nelle due sfide al Palazzo San Quirico, potersi a giocare fuori casa, ma insomma la squadra di Leopoldo Capurso in trasferta forse rende anche meglio che in casa. Lo scorso anno addirittura ha terminato la regular season, se non ricordo male, imbattuto fuori casa, proprio pareggiando all'ultima giornata, agli ultimi secondi al Palazzo San Quirico con l'Asti. Sì, che poi gli è costato un sorteggio sfavorevole nei playoff a tutte e due. Un tabellone molto brutto, poi è uscito nei quarti. Probabilmente non andando a pareggiare quella partita sarebbe stata inserita in un altro quarto di finale e in un'altra eventuale semifinale che sembrava più abbordabile, almeno sulla carta. Sia il caos che, sia il che, caos l'asti. Che l'asti, tutti e due, che poi uno è uscito ai quarti e uno è uscito in semifinale, per cui insomma non è andata bene a nessuno dei due. Però insomma, io continuo a ritenere una partita molto aperta questa semifinale. Noi ci fermiamo nuovamente per la pubblicità per soltanto un minuto, poi torneremo ancora in diretta per il secondo tempo. Nuovamente collegati in diretta con il Palalton Pharma di Ferrara. Sta per cominciare il secondo tempo di Caos Luparense, già rientrata la squadra di casa. Sta piano piano rientrando sul parquet anche la Luparense. Avete visto inquadrato Julio Fernandez, il tecnico della squadra veneta. Calcio d'avvio della ripresa che verrà battuto dal Caos, che in questo secondo tempo attaccherà da destra a sinistra dei vostri teleschermi. Rientra Valtigno, l'autore del gol dell'1-1 della Luparense al 15° dopo il vantaggio di Cacà per il Caos al 5° minuto. Anche in gara 2 dei quarti di finale contro la Lazio, alla Palabrulle di Bassano del Grappa, dopo il vantaggio di De Bail per i biancocelesti, era stato Valtigno a 2 minuti dal termine del primo tempo, in quel caso a firmare l'1-1, e anche lì si era andati al riposo sul risultato di parità. Poi la Luparense riuscì a pareggiare e a vincere, sarebbe stato bastato anche il pareggio alla squadra di Julio Fernandez per approdare in semifinale in sole due partite dopo il successo alle Pala Gems, per riuscita a vincere per 3-2 nella finale con la Lazio proiettata in avanti alla ricerca del successo che non avrebbe del tutto demeritato vista l'ottima prestazione della squadra di Mandrino alle Pala Bruelle. Qui è iniziato il secondo tempo, si fa sentire il pubblico di Ferrara, decisivo anche in gara 1 dei quarti contro l'Asti. Il pallone per Titon, gli ottimi risultati della squadra di Capurso in queste ultime stagioni insomma hanno suscitato l'interesse del pubblico ferrarese per questa squadra, Massimo. Sì, c'è un buon pubblico, chiaramente sono riusciti a far affezionare la gente di Ferrara con un calcio a 5 divertente e soprattutto con i risultati, e adesso insomma c'è abbastanza gente nel palazzetto, un palazzetto che all'inizio ricordiamo abbastanza vuoto, soprattutto quando il Caos si era spostato da Bologna a Ferrara, probabilmente non si sentivano rappresentati. Titon, conclusione allontanata da Nora in pallone laterale, invece questa sera per concludere ci sono, l'abbiamo già ricordato nel primo tempo, i tifosi della SPAL. Sarebbe un evento importante, magari arrivare in finale o addirittura cercare di vincere il titolo per una città come Ferrara, che è abituata al grande calcio e che da qualche anno insomma non riesce più ad affacciarsi in Serie A. Eh sì, abbiamo detto che il Caos è approdato per la prima volta in semifinale, ma ha giocatori, lo ha ricordato anche Leopoldo Capuzzo nell'intervista pre-gara, ha giocatori che insomma queste gare le hanno giocate e anche vinte, come Bertoni che è in campo e come Pedotti che invece è infortunato, probabile magari che riesca a recuperare per gara 2, per l'eventuale gara 3. Miarelli per Taborda, Nora, ancora Taborda,
Merlim ora ha ricevuto da Nora, taborda per Valtinho, palla in fallo laterale, ci sarà la rimessa di Kakà. Ottima la gestione da Luparense quando è in possesso di palla. Caos che invece è un po' più imbrigliato adesso, probabilmente sente un po' il peso dell'importanza della gara la squadra di Capurso. Ricordiamo che ha tanti giocatori che non hanno mai disputato partite così importanti. Rimessa in favore del Caos, già battuta da Vinicius. Il rinvio di Tim direttamente tra le braccia di Miarelli, l'abbiamo visto tante volte nel primo tempo. Taborda, Merlim, palla troppo lunga di ritorno di Merlim per Taborda, rimessa laterale in favore del Caos con André. Vinicius, Kakà, André, si allunga troppo il pallone, allora Nora ha ricevuto da Taborda, torna dal numero 14 della Luparense che apre per Merlim, Merlim dall'altra parte per Nora, Miarelli costretto a spazzare in fallo laterale. Primo errore di Nora in tutta la partita, un giocatore che con la sua intelligenza e con la sua esperienza sta un po' facendo la differenza in questa gara. Rimessa affidata a Coco Wellington, all'indietro per Vinicius, Bertoni, Coco, ancora Vinicius, Tim, il lancio di Tim direttamente in fallo laterale. È in difficoltà il Caos, spesso si appoggia su Tim che non ha i piedi di Lion, abituati ad avere Lion che è il giocatore che può fare la differenza dal punto di vista. Attenzione qua, ancora palla persa. Maurizio lotta con Vinicius, la rimessa in favore del Caos, la batte Coco Wellington, all'indietro per Vinicius, Tim, Bertoni controlla male, poi perde il contrasto con Valtinho, con Taborda, poi Nora ha messo in fallo laterale, esce dal campo, entra al suo posto Jasson. Tutto vediamo fuori i giocatori non utilizzati come Pedotti e Onorio che incitano i compagni, i rispettivi compagni. La conclusione, palla sul fondo, ci sarà rimessa per Miarelli. Merlim, Jasson all'indietro per Maurizio, Taborda, Taborda prova a fare tutto da solo, si porta il pallone in fallo laterale. Passano i minuti, sono passati 3 e mezzo, ripetiamo, Luparense che probabilmente si potrebbe accontentare anche del pareggio. Palla in fallo laterale, la rimessa è per il Caos. Vinicius, siamo al quarto minuto della ripresa, scambio con Bertoni, ancora Vinicius, dall'altra parte per Tuli. Ancora Tuli, messo giù da Maurizio, non c'è fallo. Allora c'è rimessa laterale in favore del Caos, perché poi Vinicius, dopo aver strappato il pallone a Tuli, non è riuscito a servire Merlim. Qui Bertoni invece prende in contropiede Tuli, la rimessa ora è per la Luparense. Male però il servizio di Kakà per Bertoni, doveva avere la pazienza di aspettare il compagno, invece l'ha scaricato troppo presto. L'arbitro va a riprendere verbalmente Maurizio. Fatto gioco fermo, oggi si sarebbe dovuta disputare anche la gara di ritorno della finale playoff del girone B di Serie A2 tra Coggianco e Augusta. All'andata successo dell'Augusta per 4-1. Sulla pagina Facebook della società si legge un comunicato, comunichiamo che su giusta decisione delle questore, del commissariato della polizia del comune di Genzano e per motivi tecnici non di nostra responsabilità la partita non sarà giocata. Questo porterà
alla probabile sconfitta a tavolino e alla vittoria, dunque alla promozione dell'Augusta in Serie A. Qui c'è stata la deviazione di Miarelli, la stiamo rivedendo con il nostro Fabio Crisafi sul tiro di Tuli. Miarelli ha messo in fallo laterale Bertoni, ma staremo a vedere come finirà. Comunque è probabile la vittoria a tavolino dell'Augusta, dunque la promozione in Serie A. Qui ancora una respinta, stavolta con i piedi di Miarelli, prova a spingere il Caos che vuole tenere il servizio, vincere gara 1 prima di andare in Veneto. E comunque bisogna vedere per quello che riguarda la vittoria a tavolino, perché delle volte per causa di forza maggiore viene ripetuta la gara, bisogna vedere quali sono le cause. Certo è incredibile una società come la Coggianco sfortunata in una situazione del genere. In ogni caso bisogna fare i complimenti all'Augusta, che è una squadra che ha fatto tantissimi anni di Serie A e che ha vinto 4-1 all'andata, per cui avrebbe avuto in ogni caso ottime chance di ritornare in Serie A. Eh sì, complimenti anche alla Coggianco, al Futsal Isola di Ciccio Angelini, insomma è stato uno splendido girone B. Dall'altra parte anche il girone A è molto, molto equilibrato, con insomma domani, se non vado errato, la semifinale e la finale di ritorno alla Palaroma di Montesilvano tra Montesilvano e Pesarofano. Vittoria all'andata per 5-2 da parte del Montesilvano in trasferta nelle Marche. Girone A che è stato stravinto dalla Cascina Orte. Pesarofano invece ha vinto la Coppa Italia di Serie A2. Ancora una volta un errore tattico, hanno servito un giocatore spalle alla porta centralmente, aggredito immediatamente, e poi Bertoni è stato costretto al fallo su Nora perché l'azione stava diventando veramente pericolosa. È entrato qui col piede a martello Bertoni, giusta ammonizione ancora una volta. Però guarda qui che numero che aveva fatto Maurizio, che si era riuscito a liberare, poteva essere un'occasione d'oro per la Luparense. L'arbitro poteva anche aspettare per fischiare. Intervento da cartellino giallo al sesto minuto della ripresa di Bertoni sul suo amico Patrick Nora. Calcio di punizione per la Luparense con Giasson. Risultato brutto intervento quello di Bertoni, ma insomma crediamo che volesse intervenire per schiacciare il pallone per terra. Ha trovato invece il piede di Nora, nulla di grave, comunque sembra in grado di proseguire Nora anche se è momentaneamente uscito dal campo. Giasson alla battuta del calcio di punizione. Maurizio dice a Taborda di allontanarsi per non portargli l'uomo su quel palo. Giasson alla conclusione, Tim gli sfugge il pallone, poi proprio Maurizio all'indietro per Taborda. Maurizio ancora rinuncia al tiro, Taborda controlla male, Bertoni ne approfitta, poi Spindola via la ripartenza del Caos. Spindola seguito da Taborda che gli mette il pallone in calcio d'angolo, stava rimettendo dal fondo Miarelli, ma l'ultimo tocco è stato nettamente da parte di Taborda. Qui ha provato a usare solo il fisico e Spindola voleva rientrare, c'era quasi riuscito. Taborda ha fatto un buon lavoro difensivo, qua scappa il pallone a Tim, azione pericolosissima, poi Maurizio non riesce a coordinarsi col sinistro. Giasson in fallo laterale sul calcio d'angolo battuto da André, inquadrato Julio Fernandez, Bertoni e Spindola. Baltigno prova a girarsi, poi sulla pressione asfissiante di André è costretto a spazzare in fallo laterale. E adesso il Caos ci prova a spingere, non è facile perché la Luparense soprattutto quando riesce a rubare palla è pericolosissima, però ripetiamo per l'ennesima volta l'importanza di vincere gara 1 per i padroni di casa. Palla in fallo laterale, rimessa per il Caos che continua a spingere. Se ne sono andati 6 minuti e 11 secondi nel corso della ripresa. Ma la chiave è lì davanti, non riescono a tenere palla i giocatori del Caos. Giasson bravissimo qua ad anticipare
sistematicamente sia Kakà che Spindola, non riesce a trovare sviluppo senza la giocata del pivot Leopoldo Capurso. Maurizio Valtigno, l'apertura completamente sbagliata, palla che termina sugli spalti vicino a dove è seduto Fabiano, indisponibile per la Luparense. Tuli e Spindola, e Spindola mette al centro, palla che termina in fallo laterale con Tuli che si era attaccato al secondo palo giustamente. No, qua è posizionato male, perché se tu vai a vedere lì Tuli la palla già entra, per cui è inutile la posizione di Tuli, devi essere un po' più arretrato in maniera da cercare magari l'entrata in scivolata. Lì è troppo avanti, lì non serve posizionarsi perché il pallone praticamente sarebbe già entrato. Qui ancora una volta pressati e rischia tantissimo Tuli. Giasson un po' sbilanciato sulle passaggi di Valtigno, poi Bertoni prova a innescare Spindola però con un lancio troppo lungo. Allora Miarelli per Valtigno, aggredito da Tuli, all'indietro per Maurizio. Giasson pressato da Bertoni, l'ultimo tocco è di Giasson, anzi no, di Bertoni, la rimessa laterale è per la Luparense. E comunque Spindola è il giocatore che riesce a creare sempre il break e mette in pericolo la difesa della Luparense rispetto agli altri. Fatto iniziare il secondo tempo al Pala Roma con Pescara sempre in vantaggio per 1-0. Tocco Wellington, palla per Spindola. Valtigno supera Tuli che lo mette a terra, calcio di punizione per la Luparense, il secondo fallo del caos in questa gara. Intanto viene ammonito in panchina per la Luparense un giocatore, non riesco a capire chi si tratta. No, perché aveva il fratino, l'ha tolto un attimo per far vedere il numero all'arbitro. Caversan che rientra dopo un bruttissimo infortunio, ricordiamo uno scontro con Cuzzolino in cui si è fratturato una costola con perforazione del polmone, operato d'urgenza. Dunque calcio di punizione per la Luparense, già battuto, secondo fallo del caos, non è ancora commessi in questa ripresa la squadra campione d'Italia. Palla per Merlim, Valtigno. Attenzione. Valtigno ha già visto Taborda dall'altra parte, Taborda lo stop orientato invece di tirare di prima, Tim in uscita a valanga, poi va lui addirittura la conclusione, Nora in inferiorità numerica, la Luparense, perché Nora è terminato fuori dal campo, era pronto a entrare al suo posto Maurizio. Ora polemico con Tim, qui stiamo rivedendo Taborda, si allunga il pallone, a quel punto favorisce Tim in uscita, poi Tim si scontra con Nora, il pallone viene giocato da Titon che non si è accorto che Nora era terminato a terra, poi volente o nolente mette il pallone in fallo laterale perché non trova un compagno sul passaggio in orizzontale. Si riprenderà dunque con la rimessa laterale in favore della Luparense, che non dovrà restituire il pallone perché appunto non ha messo fuori volontariamente Titon, e lo sa bene, infatti è schierata la formazione di Leopoldo Capurso per fronteggiare questa azione d'attacco della squadra di Julio Fernandez. Taborda, palla per Valtigno, quindi Giasson murato, allora Titon fermato molto bene da Taborda, ancora Taborda, Valtigno arriva e Spindola in fallo laterale. Tanti errori da parte di Titon di partenza, l'uno contro uno aveva spazio e il modo per liberarsi, invece va a sbattere contro l'avversario e consente pure la ripartenza alla Luparense. Questa già effettuata dal caos e Spindola, palla in fallo laterale. Bravo Giasson, sporca sempre il pallone. Merlim all'indietro per Taborda, Giasson, ancora Merlim dall'altra parte per Valtigno.
Rimessa laterale in favore del Caos. Titon fermato, Lorenzi nel contropiede, ma è schierata la squadra di Capurzo. Merlim danza sul pallone, poi lascia a Taborda, di prima per Valtigno, l'imbucata, Valtigno palo, è il secondo colpito dalla Luparense, stavolta un palo pieno da parte di Valtigno, palo interno, poi Valtigno fallosamente su Coco, e dunque calcio di punizione per il Caos, il primo fallo della Luparense in questo secondo tempo. Qui rivediamo il palo pieno colpito da Valtigno, grande giocatore, grande attaccante, sente proprio la porta. La girata perfetta, qui non sarebbe potuto arrivare Tim. Conclusione quasi perfetta da parte del bomber della Luparense che non trova il vantaggio. Siamo a metà del secondo tempo e la squadra che sembra più pericolosa sulla carta è la squadra campione d'Italia, nonostante il prodigarsi della squadra di Capurzo nel cercare il gol del vantaggio. E Spindola alza un pallone dall'altra parte per Vinicius, palla in fallo laterale, rimessa per la Luparense con Taborda. Lancio di Nora impreciso per Maurizio, rientra Bertoni, esce Espindola. Davanti torna Cacà. Coco all'indietro per Tim, Vinicius, Cacà, Taborda, Maurizio, Nora, Jasson, Coco Wellington sull'errore di Jasson, Bertoni, la conclusione fermata da Jasson che anticipa anche Miarelli, rimedia al suo stesso errore. Qua Vinicius mette in difficoltà dal retropassaggio di Tim, era spalle al campo Vinicius, dunque il portiere non avrebbe dovuto servirgli il pallone, ha fatto bene a mettere in fallo laterale. Sì, ma non si deve far trovare in quella posizione di corpo, il portiere non gli deve dare la palla, ma lui ha l'esperienza per non farsi mettere in attenzione qua. Cacà, Cacà messo giù da Jasson, arriverà il giallo per Jasson, primo ammonito giocatori della Luparense in campo, abbiamo detto ammonito in panchina credo Restaino in precedenza, qui invece il giallo più pesante per Jasson quando siamo appena entrati nell'ultimo quarto di gara, da appena 7 secondi siamo dunque all'undicesimo della ripresa sul risultato ancora di parità 1-1. Questo era stato un bel pallone sporcato da Bertoni, Cacà era riuscito a coprirlo, avrebbe sicuramente puntato l'area avversaria. Vinicius sistema il pallone, lo fa arretrare il secondo arbitro Marco Del Piano di Cagliari. Attenzione perché i calci di punizione abbiamo visto quanto possono essere importanti, soprattutto se giocati bene. Deve fare attenzione lì ai cambi di palo. Cacà si posiziona dietro a Miarelli, cercherà un angolo per andarsi a posizionare, vediamo. Vinicius per Cacà, fa buona guardia a Nora, schema difficile questo. Complicatissima questa giocata, preferibile muovere il pallone, vedi. Coco per Cacà, l'apertura dall'altra parte per Bertoni, Bertoni, ora Bertoni si sposta il pallone per colpire con il destro, viene murato. Allora sì, ancora lui. Perché non prende velocità, gioca da fermo, diventa un problema a questo punto qui. C'era angolo, l'arbitro non ha visto la deviazione. Rimessa dal fondo per Miarelli. Nora all'indietro per Jasson. Maurizio. Maurizio ancora, porta palla. Taborda, Jasson, ancora Taborda, di prima per Maurizio, si fa vedere Nora, riceve Taborda, il pressing alto del Caos, Bertoni mette in fallo laterale. Sempre a due tocchi a Luparense per eludere la pressione del Caos, gioca a due tocchi sempre in movimento, bene, bene, molto bene la squadra del presidente Zarattini che sta muovendo il pallone con intelligenza.
il rinvio da parte di Miarelli, il colpo di testa di Bertoni in anticipo su Maurizio, rimessa in zona d'attacco per la Luparense. Bannora, attenzione alle giocate, qui Maurizio si era posizionato bene alle spalle. Taborda, la conclusione sporca e anche deviata, palla che arriva docile tra le braccia di Tim, Bertoni, Kakà dall'altra parte per Coco che supera la linea mediana. Kakà si libera molto bene, grande intervento in uscita di Miarelli, ma c'è il giallo, il secondo per Giasson che viene espulso. Il fallo su Kakà di Giasson, secondo giallo e conseguente espulsione per il numero 13 della Luparense al 12° minuto del secondo tempo. Giasson era stato ammonito all'11° del, proprio della ripresa un minuto fa, e dunque anche lì giallo ineccepibile. Time out chiesto da Leopoldo Capurzo, secondo giallo, dunque due ammonizioni nel giro di un minuto per Giasson, e ora Caos che avrà due minuti a disposizione, due minuti per la superiorità numerica, a meno che non riesca ovviamente a segnare prima. Il cronometro segna 12 minuti e 16 nel corso della ripresa, dunque 8 e 44 al tempo. La possibilità 11 e 16 di suonare la palla e di calciare il mezzo, adesso 4, la giriamo, l'opposto viene in mezzo e andiamo a calciare. Ragazzi, abbiamo due minuti, dobbiamo fare gol. Dobbiamo fare gol, ma con pazienza, muoviamoci bene, tu lì, muoviamola veloce, facciamoli muovere e veniamo a calciare. Palla a Kakà o a Edgar, la suoliamo e calciamo. Ma cosa? Facciamo il movimento. Apriamo bene il campo, apriamo bene. Dai, vinciamo. Allora, time out di Leopoldo Capurzo, torniamo un attimo indietro. Strepitoso lo stop orientato con la suola di Kakà. A quel punto Giasson ha dovuto tirare la maglia per forza di cose, perché era libero davanti alla porta. È inevitabile poi la seconda ammonizione e l'espulsione, questo può cambiare la partita. Deve avere pazienza adesso il Caos nel giro palla, sono in tre i giocatori della Luparense, ma soprattutto non ci sarà Giasson nella gara di ritorno, e questo già è un punto a favore della squadra di Capurzo, in ogni caso che dovrà comunque rinunciare a Onori, come ha detto, per lui la stagione è finita, mentre dall'altra parte rientrerà Lion. Staremo a vedere le condizioni di Alimi e Pedotti. Inspiegabile questa conclusione di Kakà sulla prima giocata, potrebbe far ruotare il pallone. Attenzione, ha preso Valtigno, impressionante. Valtigno mantiene il possesso del pallone, fa trascorrere altri secondi. Miarelli, contato, lancia il pallone direttamente in fallo laterale, se ne sono andati 16 secondi dei 120 che il Caos ha a disposizione. Un cattivo inizio di superiorità numerica da parte del Caos. Kakà per Coco, lo scambio tra i due, poi nell'angolo per Bertoni, Bertoni torna da Kakà, Kakà ancora la conclusione da centrocampo, insomma dalla tre quarti. Si arrabbia Bertoni, ha ragione, deve continuare a far girare il pallone, è in una superiorità numerica e invece calcia da lontano. Questa è l'avidità del bomber che vuol segnare. Rimessa laterale per la Luparense, la batterà Maurizio. All'indietro per Miarelli, il rinvio di Miarelli direttamente sul fondo, anzi rimessa laterale, fa segno il secondo arbitro, dunque non può rimettere Tim con le mani, dovrà farlo Tuli con i piedi. Il tocco per Kakà, fa salire Tuli, ancora Tuli, finta il passaggio, ma lui ha la conclusione da fuori stavolta, palla sul fondo. Sì, ma ancora una volta senza pazienza tentano la conclusione. Se perde questa occasione il Caos è nei guai, perché poi dal punto di vista psicologico non trovare il gol su una situazione del genere può far male poi dal punto di vista psicologico. Provano troppo la conclusione, devono far ruotare la palla, devono stancare l'attaccante davanti. Coco per Tuli, Tuli l'imbucata, la deviazione in fallo laterale, rimessa per il Caos con Kakà. Se ne sono andati adesso in questo momento un minuto esatto dall'inizio della superiorità numerica. Tuli, Bertoni a porta vuota, e dunque si riporta in vantaggio il Caos al 13° minuto
12:23 per l'esattezza sul cronometro, 67 secondi dopo l'inizio della superiorità numerica, dopo l'espulsione di Jasson. Ah, è il minimo, cioè, la prima palla giocata, giocata con intelligenza da parte di Tulli, che attira tutta la difesa, scarica nel buco, non riesce a chiudere e mette dentro Bertoni. Sentiamo Julio Fernandez che chiama time out. Maurizio, portero volante, può uscire. Aspetta, adesso non aspetta. Mi volete sapere qua? Grazie, grazie. Dentro, fuori il campo, fuori il campo. Ma con Dio se la sclava da questo. Maurizio, Valtinho, la maglia. Pablo, Lotte, Inora. No, la maglia. Non la mettere. Ok, quando fischi l'arbitro, entriamo tutti. Cosa? Cosa? No, cosa ha detto? Primo po' che sto qua tranquillo. Tranquillo un po', prendi un po', prendi un po' di acqua. Tranquillo. Dai che manca là. Intenzionato a mettere il portiere in movimento a 7:37 al termine, è un azzardo a mio avviso, anche perché la Luparenza ha i mezzi per poter pareggiare questa partita. Evidentemente non ha pazienza Julio Fernandez, o crede insomma che col portiere in movimento possa fare meglio la sua squadra. Tante volte ha risolto questa situazione Caos, però l'ultima volta Asti ha retto bene all'urto del portiere in movimento della squadra di Polido. Sai, rubando palla potrebbe chiuderla il Caos, eh? Attenzione, vediamo. Eh sì, ha retto bene al portiere di movimento nel finale, ma anche all'espulsione di Lyon. Il Caos non è riuscito a fare altrettanto la Luparense questa sera dopo l'espulsione di Jasson. Ora manovra il pallone con il portiere di movimento, intanto era stato ammonito lo giudice dalla panchina, l'abbiamo visto adesso alzarsi, darci le spalle per seguire il time out di Julio Fernandez. Dunque abbiamo potuto vedere il numero attraverso il fratino trasparente, il numero 6, quello di lo giudice ammonito, ma tanto non vedrà campo il giocatore della Luparense. Quello che conta sono i due gialli nel giro di un minuto per Jasson. Taborda, nel Caos ammoniti Titon e Bertoni. Taborda scambia ancora con Merlim. 2-2, troppo aperta la difesa del Caos. Attenzione. Merlim ancora per Maurizio, preso in contropiede. Maurizio lascia il campo a Miarelli. Qui Spindola controlla male sul passaggio di Tim, dunque riesce Miarelli e rientra Maurizio. Devono decidersi, o giocano 1-2-1 o 2-2, diventa un problema, che se fanno entrare Merlim centralmente con la squadra aperta diventa pericolosissimo. Merlim ha scambiato con Taborda. Merlim vuole andare lui alla conclusione, arriva Espindola e lo mura. Rimessa laterale per la Luparense. Un po' quello che avevamo detto, non possono consentire a Merlim di avanzare, non è un portiere, è un giocatore che tira benissimo, se tu lo fai arrivare agli 8 metri e lo fai calciare centralmente diventa devastante. E comunque è poco aggressiva la squadra di Capurzo, dovrebbe essere un po' più aggressiva, è troppo passiva in attesa del giro palla degli avversari. Taborda ricevuto da Merlim, torna dal capitano dei Veneti, poi Valtinho, Taborda, ancora Merlim, c'è Nora che riceve, ritorna da Merlim, poi Valtinho nell'angolo, da quella parte c'è Maurizio che la viene incontro, Merlim, Taborda dall'altra parte per Nora guadagna rimessa laterale, va a lui stesso a batterla. Vedi come si schiaccia piano piano la squadra di Capurzo, diventa pericolosissimo. Il giro palla delle Luparense è di qualità, schiaccia la squadra di Capurzo troppo bassa e a quel punto diventa veramente pericoloso. Merlim per Taborda, ancora Merlim, dall'altra parte c'è Maurizio che riceve ora da Nora. Maurizio, Merlim nell'angolo per Valtinho. Taborda, Nora, disegna bene il campo la Luparense, poi non riesce però una stoccata decisiva. Qui è Vinicius che mette in calcio d'angolo. È in sofferenza però la squadra di Capurzo, eh? Adesso dentro Andrea Ferreira.
pubblico sente la difficoltà della squadra e incita i giocatori del Caos. Taborda, è partito Maurizio dentro, e allora Merlim, Taborda ancora, scambia con Merlim, 4 minuti e 42 al termine. Un'eternità ancora. Sì, Caos in vantaggio 2-1, Taborda, Merlim, ancora Nora, scambia con Merlim, Merlim poi si incunea nel cuore della difesa del Caos, intanto il raddoppio del Pescara al Palaroma sull'acqua e sapone, il gol di Salas al 14° della ripresa. Rimessa laterale per il Caos, rientra tra i pali della Luparense Miarelli, Vinicius che va in causa Tim, che spazza via la sporcatura di Merlim, che si divora poi il gol del 2-2. Che leggerezza da parte di Tim. No, ma non devono dare il pallone indietro al portiere, il portiere non può prendersi questa responsabilità, devono saperlo gestire gli uomini di Capurso. La Luparense pressa, giustamente è sotto, mancano meno di 4 minuti, non puoi far giocare il portiere, non puoi farlo giocare. È una mancanza di personalità dare il pallone indietro al portiere. Taborda, palla per Maurizio che scambia con Merlim, ancora Merlim, Taborda, Maurizio, Taborda, Nora. Mancano 3 minuti e 36 al termine di questa gara, gara 1 delle semifinali playoff. Valtigno per Maurizio, Nora, scambia con Maurizio, poi Taborda, ancora Nora, Merlim, Nora, la conclusione, palla fuori di un soffio, c'è calcio d'angolo, dice Mameli, stava riprendendo dal fondo il Caos, ma c'è stata una deviazione, lo stiamo rivedendo, il tiro di Nora. La deviazione, non so se da parte di Vinicius o di Tim, intanto ha accorciato l'acqua e sapone con Calderolli appena 38 secondi dopo il 2-0 di Salas, dunque ora 1-2 al Palaroma. Grandi battaglie su tutti e due i campi, qui l'arbitro fa riprendere, mancano 3-14 qui e... ancora tantissimo, deve soffrire la squadra di Capurso se vuol portare a casa questo risultato. Accorciato con il portiere di movimento, con Murillo Ferreira, portiere di movimento, all'acqua e sapone, si comunica Marco Calabresi. Palla per Nora, che scambia con Merlim, poi Maurizio, ancora Nora, Taborda, Maurizio, Valtigno, Kakà, attenzione, la porta è vuota, Kakà, il salvataggio di testa da parte di Taborda, Kakà che si divora, non dico un match point perché mancano ancora 2 minuti e 41, ma insomma una davvero una ghiotta occasione per mettere una seria ipoteca su questa gara 1. Poi l'errore sul calcio d'angolo da parte del Caos, la Luparense può andare nuovamente col portiere di movimento. Non capisco perché non si rendono conto che possono avanzare, che non c'è il portiere e calciano da lontano, questa è una cosa, tensione qua. Taborda, troppo dentro la squadra per Maurizio, Maurizio manda per terra André, la conclusione poi da parte di Taborda con il team che alza sopra la traversa, il 2-2 dell'acqua e sapone, ancora Calderolli al 15°, 20 secondi esatti dopo aver accorciato le distanze, Calderolli firma la doppietta personale e trova la parità per l'acqua e sapone, è durata appena 58 secondi il doppio vantaggio del Pescara, tanti ne sono passati dal 2-0 di Salas al 2-2 di Calderolli. Portiere in movimento cambia completamente le partite, qui fino a questo momento non è successo, però sono due cose completamente diverse, la partita e poi il portiere in movimento alla fine, devi saper attaccare se vuoi recuperare la partita e difendere se vuoi tenere il risultato.
E devi anche sapere però approfittare delle occasioni come quella capitata a HK, che ha calciato con troppa fretta quasi da centrocampo, favorendo l'intervento di testa di Taborda, l'autentica parata. Attenzione. Di testa da parte di Taborda. Maurizio per Nora, dentro qui Bertoni, HK, il tiro stavolta ci stava, il tiro da lontano, palla che però termina abbondantemente sul fondo. 1:51 al termine, inquadrato Onorio e dietro di lui il suo ex compagno di squadra nella Lucarense Pedotti. Pedotti attualmente al caos, entrambi infortunati e indisponibili, come detto più volte, Onorio per tutta la stagione, fino al termine della stagione, e Pedotti indisponibile in questa gara 1 di semifinale. Vediamo se riuscirà a recuperare nel proseguio. Merlim, vi ricordo il 20 mercoledì prossimo, gara 2 delle semifinali, lo seguiremo in diretta su Rai Sport 2 alle 19, Pescara a Questapone dal Palarigo Piano, poi le 22 eventuale gara 3. Valtigno, palla per Nora, all'indietro per Taborda. Merlim, ricordo che mercoledì 20 non ci sarà la nostra rubrica consueta settimanale, si tornerà il 27 con tutte le semifinali alla vigilia di gara 1 della finale scudetto. Qui Maurizio per Taborda, Valtigno si gira, Maurizio, Nora, Maurizio, la parata da parte di Tim, poi Maurizio con freddezza per Nora, il muro di Vinicius e poi André, ruba palla André, il grande intervento di Taborda, ancora lui a deviare il tiro a botta sicura di De André, ma che difesa della porta da parte del caos poco fa, anche in affanno, quello che volete, ma qui hanno dimostrato davvero di saper stringere i denti con la spalla, con il petto, insomma, non con la mano, Kakà, e poi l'intervento di Tim, quindi Taborda in scivolata, ancora un match point fallito dal caos stavolta con André, il capitano. Queste sono occasioni d'oro, il problema è che manca lucidità perché siamo quasi al 40° minuto, lì devi andare avanti, non c'è il portiere, non serve di calciare lontano. Ha avuto due occasioni Kakà e una André, qui vedi, qui comunque hanno murato alla grande, nonostante erano in difficoltà ancora una volta, l'intelligenza di Nora nel non calciare e andare a cercare il compagno, qui ancora calcia murato da Vinicius che ha giocato una grande partita difensiva, e qui ancora André Ferreira che prova la conclusione, Taborda, miracolo difensivo. Si riprenderà con la rimessa laterale in favore del caos, mentre ancora a terra Tim, che è rimasto infortunato nell'azione precedente, decisivo Tim, aiutato, l'abbiamo visto anche da Kakà nel difendere la propria porta, e poi anche Vinicius che si è fatto perdonare dell'errore in gara 2 che poteva costare caro al caos, quel fallo da rigore su Jonas a 18 secondi dal termine di gara 2 che poi ha permesso all'Asti di allungare la serie a gara 3. Qui Miarelli bravissimo su Espindola, l'ultimo tocco è del numero 8 del caos a giudizio di Mameli, e dunque Miarelli esce e lascia il campo a Maurizio. Merlim lungo per Nora di testa, attenzione, non c'è portiere per la Luparense, non se ne sono accorti quelli del caos, qui gioco pericoloso da parte di Merlim su Espindola, non era rientrato Miarelli, Maurizio oltretutto era rimasto proprio in zona d'attacco nella metà campo del caos, lo rivediamo, eccolo qui, Tim non perfetto nel passaggio per Espindola, la conclusione di Vinicius, Miarelli, Valtigno. Mancano 30 secondi al termine, mezzo minuto dunque, anche meno ormai. Taborda, è rientrato Maurizio, Merlim, il tifo incessante del pubblico di Ferrara. Taborda per Nora, dentro per Valtigno, la rimessa laterale per il caos a 18 secondi dal termine, 18 secondi e 8 decimi. Qui ha provato sul secondo palo, c'era lo spazio per Valtigno, però non è riuscito a trovarlo, adesso qua spazza via, un errore qui, spazzare via il pallone, attenzione. Taborda, 12 secondi al termine, Merlim, Nora dentro, il pallone che filtra per Valtigno ma sporcato da Vinicius, Taborda, Merlim,
Merlim 3 secondi, il tiro, Murato 1 secondo, 4 decimi alla conclusione, rimessa laterale per la Luparense, ma il caos è appunto a 4 decimi da vincere questa gara 1 di semifinale. Vince il caos Ferrara 2-1, una battaglia, una splendida semifinale vinta con merito dai padroni di casa per 2-1 con i gol di Cacà e Bertoni. Valtigno aveva firmato il momentaneo pareggio per la Luparense, dunque ancora Bertoni dopo aver deciso gara 3 dei quarti di finale. Firma il gol partita in questa gara 1 di semifinale. Massimo, il migliore in campo di Rai Sport. Guarda, hanno giocato bene tutti. Voglio dare il premio a Vinicius che ha fatto una grande partita difensiva, ha retto bene soprattutto gli ultimi minuti, ha murato tante occasioni degli avversari. Un giocatore che è cresciuto andando avanti nella stagione, io credo che meriti lui questa volta il premio. E dunque premio che va a Vinicius. L'abbiamo già premiato lo scorso anno qui al Pala Hilton Pharma, il primo premio per lui in questa stagione. Vinicius migliore in campo di questa semifinale, dunque vinta dal Caos 2-1 sulla Luparense, 2-2 intanto al Pala Roma tra Acqua e Sapone e Pescara, con Bellarte che sta giocando con il portiere di movimento anche sul 2-2. Vi ricordo gara 2 di queste semifinali, entrambe le gare 2, sia quella in Veneto tra Luparense e Caos che quella al Pala Rigopiano tra Pescara e Acqua e Sapone, in programma mercoledì prossimo, mercoledì 20 maggio. Noi seguiremo in diretta su Rai Sport 2 alle 19 la sfida del Pala Rigopiano, il gara 2 del derby abruzzese tra Pescara e Acqua e Sapone, e poi l'eventuale gara 3 è in programma venerdì prossimo alle 20. Staremo a vedere se una delle due serie, se tutte e due o se nessuna, arriveranno alla terza partita. Ci sta per raggiungere in postazione Vinicius, eccolo qui, migliore in campo di Rai Sport per questa semifinale. Successo 2-1 contro i campioni d'Italia, un successo meritato. Siete entrati in campo carichi, poi avete sofferto il ritorno della Luparense, nella ripresa siete venuti di nuovo fuori decisi a vincere, a prendere il vantaggio in questa serie, poi avete stretto i denti nelle finali, avete fallito anche un paio di match point, ma siete riusciti a portare a casa il successo. È vero, sapevamo che la Luparense mai è facile giocare contro loro, ancora sono favoriti come era l'Asti. Dobbiamo lavorare tanto, 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 anche la testa, perché non c'è niente ancora deciso. E ringrazio prima di tutto a Dio, perché Lui mi dà il supporto, mi dà la salute per fare quello che mi piace, quello che amo fare. E anche mio compagno, perché solo noi sapevamo dopo della quella sconfitta contro Napoli, che quella sconfitta ha fatto la nostra squadra fare un giro di testa, di voglia, incredibile. Aveva detto Leopoldo Capurza ai nostri microfoni prima della partita, siamo un po' come la Juve, dobbiamo essere la Juve di questi playoff. Juventus che era data sfavorita nelle semifinali di Champions League in mezzo a tre corazzate, è riuscita invece a raggiungere la finale. Voi siete un po' nella stessa situazione, ora però avete preso un piccolo vantaggio sulla Luparense, proprio come aveva fatto la Juventus allo Stadium contro il Real. Ora ve l'ha andata a giocare al Bernabeu di Bassano del Grappa. Sì, è vero, se tu guarda tutte le tre squadre che siamo in semifinale, è Luparense, no, non c'è niente da dire. Pure Pescara e Acqua e Sapone, e nessuno, per dire la verità, ci credeva in noi. Solo noi, lo staff, pure il presidente. Però è così, io sempre ho fatto una intervista prima della parte contro l'Asti, ho detto che il favorito è l'Asti, abbiamo vinto loro. Adesso c'è la Luparense, ancora loro sono favoriti, però... È come sempre io dico, in campo sono 5 contro 5 e dobbiamo dare tutto, perché per arrivare a una finale di Scudetto è un sogno per tutti quanti. Allora Vinicius, grandissima partita soprattutto sul piano difensivo, avete saputo soffrire nei momenti difficili, avete retto due volte, prima da Asti e poi oggi con la Luparense, col portiere in movimento non avete subito gol, molto molto bravi.
quanto va dato fiducia a quella vittoria di Asti, perché oggi era una partita difficilissima da vincere e l'avete vinta con la testa, soprattutto senza mai mollare un istante. Ancora, per dire la verità, dopo la seconda gara contro l'Asti, che ho fatto quello rigore, io ho stato due giorni male in albergo, perché ho messo un peso troppo grande alla spalla, perché mancava 18 secondi e io sono quello che sempre do la vita per la squadra, e fare un sbaglio del genere era difficile. Però noi abbiamo un gruppo molto unito, molto di gente che piace lavorare, e adesso dobbiamo stare tranquilli. Sarà un'altra battaglia dura, durissima, e dobbiamo credere fino all'ultimo secondo, dobbiamo credere perché possiamo arrivare in finale. Io sono troppo fiducioso che, non so se arriviamo in finale, però facciamo tutto quello che dobbiamo fare per arrivare. E voglio fare un auguro a mio figlio che fa 2 anni oggi, un bel regalo per lui. Grazie mille, speriamo che la prossima partita facciamo benissimo. Regaliamo questo premio che ti sei strameritato. Complimenti a te, a tutta la squadra, anche al tecnico, che avete vinto una partita importantissima, siete adesso in vantaggio, adesso sta a loro il boccino in mano ed adesso devono cercare di recuperare la situazione in casa. Grazie mille. Grazie, complimenti a Vinicius, lo preghiamo di restare con noi. Intanto vediamo l'aggiornamento dal Pala Roma, il Pescara era tornato in vantaggio con il calcio di rigore trasformato da Nicologi, pareggio dell'Acque Sapone a 5 secondi dal termine, ancora con Calderolli con ogni probabilità, ancora con il portiere di movimento, dunque 3-3, e credo a questo punto che sia il finale al Palaroma di Montesilvano nel derby abruzzese. Le due formazioni di Pescara si erano affrontate anche lo scorso anno nei quarti di finale, anche lì terminò in parità gara 1 al Palarigopiano in quel caso, poi ci fu un pareggio anche in gara 2 al Palaroma, poi dilagò l'Acque Sapone in gara 3 e si qualificò per le semifinali e in seguito per le finali. Il Caos invece è per la prima volta nella sua storia arrivata a una semifinale playoff, ha vinto gara 1, ora il 20 mercoledì prossimo andrà a giocarsi la qualificazione in casa della Luparense. Noi salutiamo e ringraziamo in regia Fabio Crisafi, ringraziamo voi che ci avete seguito da casa, da Fabrizio Tumbarello, Massimo Ronconi, una buona serata, buon proseguimento con i programmi di Rai Sport.